Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io sono Andrea e oggi andremo a parlare delle modifiche che stanno per arrivare in Destiny, modifiche che cambieranno radicalmente il format del gioco. Anche questo video è offerto da OEA, un sito dove potrete acquistare argento a prezzi scontatissimi e se aggiungerete il coupon Top Games riceverete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. Eh già, non ti resta che iscriverti al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella, altrimenti YouTube non ti dirà mai quando carico il prossimo video. Vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il link al nostro gruppo Telegram, un gruppo dedicato agli sconti per gamer poveri. Ovvero, vi parlerò e vi proporrò soltanto cose che io stesso comprerei e io cerco di stare sempre molto attento a quanto spendo. Quindi mi raccomando, se vi fa piacere iscrivetevi al nostro gruppo. Ma ora ci buttiamo a capofitto in tutto quello che sta succedendo in Destiny. La data è fissata sull'8 dicembre, vedremo dei cambiamenti più o meno grossi, meno o più fastidiosi. Ragazzi, questa cosa è molto soggettiva, c'è chi è contento e ovviamente chi sarà molto scontento di quello che sta per accadere in Destiny. Prima di tutto voglio rispondere a una domanda che mi hanno fatto tutti gli Xboxari. Allora sì, purtroppo Destiny uscirà dal Game Pass, ma non solo oltre la luce, a quanto pare per intero, tutto il gioco verrà eliminato dal Game Pass, verrà rimosso. Non so perché di questa scelta di mercato, io purtroppo temo che ci siano ancora degli accordi con Activision, infatti a breve Forsaken diventerà free to play e se non mi ricordo male è proprio quello il DLC dove c'è stata la diatriba con Activision, quindi potrebbero esserci ancora accordi che ovviamente noi non conosciamo e che guidano purtroppo l'azienda in determinate scelte, oppure sono semplicemente persone molto brutte e antipatiche e non gli piace chi gioca dall'Xbox. Però questo non avrà effetto sui giocatori che utilizzano il Game Pass su PC, non ho capito perché. Però questa qua è la scelta loro rispetto a questa cosa. Ma adesso veniamo ai tasti dolenti di questo TWAB, che per chi non lo sa, ovviamente io ieri avevo già registrato tutto alle 16 e purtroppo però poi mi è andata via la linea internet e non sono riuscito a caricare il video prima che uscisse il TWAB. Mi è dispiaciuto tantissimo, difatti mi ritrovo a rifare il video e un pochino mi sentirete tentennare perché sono cose che ho già detto nella mia testa, però in verità voi non le avete mai sentite. Voglio iniziare questo pezzo di video con una frase. Destiny sta diventando sempre più simile ad Halo. Per giocare ad una brutta copia di Halo, gioco ad Halo. Avete capito benissimo ragazzi, tutte le modifiche che stanno facendo sono per avvicinare i giocatori più alle armi che alle abilità. Infatti i cooldown sono cambiati drasticamente, sono cambiati i cooldown delle granate, sono cambiati quelli delle abilità fisiche, sono cambiate le super, cosa allucinante, le super addirittura sono state divise per tier di cooldown. La più veloce a caricare è la pozza dello stregone, mentre ci sono un pool di un tot di super che saranno le più lente in assoluto. Ora mi vengono in mente le lame spettrali, sono tra queste. Perché? Perché sono le super che ti danno più vantaggio all'interno del PvP. Quindi c'è addirittura il rischio che Destiny possa avvicinarsi all'essere un gioco competitivo. Ma badate bene, questa cosa è da prendere molto con le pinze. Questa cosa è stata preannunciata comunque da alcuni nerf silenti che sono stati fatti. Infatti c'è per esempio il prescelto del viaggiatore che ricarica molto meno le abilità rispetto a prima e ci vuole un pochino di più per proccare il perk specifico. Ci sono stati dei delay nei cooldown di alcune abilità, anche se quasi impercettibili ci sono stati. Questo è il cammino che vuole intraprendere Bungie per Destiny, vuole avvicinare Destiny a quello che è Halo. Purtroppo secondo me è una via giusta, perché prendere ispirazione da un gioco come Halo, che ogni volta è un successo, perché purtroppo è fatto veramente tanto bene quel gioco lì, ed è assolutamente una cosa geniale quella che sta facendo Bungie, però purtroppo Bungie ha questo vizio di incasinarsi nel cammino, cioè se dal punto A al punto B si ci può andare con una linea retta, Bungie comincia a girare come un pazzo. Purtroppo Bungie ha creato Destiny e ha creato un'impronta del gioco. Nella mente della gente, Destiny è quel gioco dove io entro, ho i superpoteri, sparo, lancio granate, tiro con i cannoni, faccio di tutto. E se mi togli questa componente, che cosa rimane? Rimane Halo.
Quindi questo non è un male, assolutamente, ragazzi. Prendete molto con le pinze quello che dico. Io sono tra i contenti, sinceramente, di queste modifiche, perché in PvP ero stufo di vedere lo spam di super, spam di granate, spam di tutto. Finalmente potrò entrare in PvP e usare l'arma che ho equipaggiato per sparare alla gente, e non solo per tenerla lì. Credo comunque che la scelta di fare queste modifiche tutte insieme in blocco sia però un pochino esagerata da parte di Bungie, anche perché siamo tutti consci della poca capacità di gestione delle conseguenze di Bungie. Il problem solving da parte di Bungie è pari a quello di un tacchino scalzo in tangenziale. Oltretutto, ora ragionando su quelle che sono state le modifiche, a parte che hanno di nuovo dato una mazzata al cacciatore, che poverino non se la meritava, perché di nuovo hanno nerfato la stasi del cacciatore. Perché? Perché questa cosa non serviva? Non è vero che la stasi del cacciatore è così potente. Ragazzi, imparate a correre. Se correte non vi prende. Se vi prende in fronte vuol dire che eravate fermi. Cioè, non è colpa del cacciatore, è colpa tua che non ti muovevi. Oltre a questo, cosa mi vanno a nerfare? Tutte le forme di danno corpo a corpo del titano. Ora, parliamo un attimino delle classi un secondo, perché non voglio dilungarmi troppo sulla cosa, ma il titano, è vero, ha tanto vantaggio rispetto ad altre classi, perché comunque dura a morire e poi con una spallata ti uccide. Va bene. Lo stregone però vola. Lo stregone vola 40 minuti. Lo stregone, rispetto agli altri due personaggi, cioè titano e cacciatore, che hanno due piani di gioco, che sono quello a terra e quello in salto, in un punto rialzato, lo stregone ne ha tre piani di gioco, perché ha quello a terra, ha quello in salto rialzato e ha quello in volo. Perché lo stregone è capace di rimanere a mezz'aria fermo e spararti, è capace con una super di attraversare tutta la mappa volando, se si mangia una granata può volare per mezza mappa. Diciamo che ha dei vantaggi molto molto marcati rispetto alle altre classi, tra cui il corpo a corpo che ti insegue e ti uccide. Cioè, pensateci bene a quello che può fare un titano, quello che può fare uno stregone e quello che non può fare il cacciatore. Non pensate che mette la pistola d'oro, corre e spara a tutti, perché comunque, ragazzi, dovete fare centro con la pistola d'oro. Con lo stregone voi lanciate una supernova, la supernova va. Col titano voi volate come una scheggia, ci piombate addosso. Ok, con Blade Barrage io salto, tiro i coltelli e uccido però solo quelli davanti a me. Non posso uccidere qualcuno che è dall'altra parte della mappa. Con gli altri personaggi io posso farlo, Quindi pensateci un attimino e fatemelo sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa parte del video, di quello che sto dicendo. Hanno fatto delle modifiche sulle granate. Le granate che si appiccicano ora uccidono, e questo qua ha senso, perché logicamente ti appiccica una granata addosso, ti esplode e ti rimani vivo. Io ci sono rimasto malissimo. Io le usavo tantissimo in PvP, le granate che si appiccicavano. Perché? Perché erano una garanzia. Io saltavo fuori da un angolo, tiravo nel mucchio, qualcuno prendevo, perché qualcuno prendi sempre, e quantomeno una barra due kill me le riuscivo a portare a casa. Da quando le hanno nerfate io ho smesso di utilizzarle. Quindi ora ci ritroveremo con le granate appiccicose che avranno molto più potere rispetto alle altre, però avranno comunque dei limiti, non ci sarà più l'auto appiccico, come lo chiamo io, che tu la lanci, quella lì segue il nemico, non lo farà più. Però avremo un aim assist molto più ampio, questo è un piccolo aiuto che Bungie dà. Diciamo che, per quello che mi riguarda, cioè, se sei bravo a mirare colpisci, se non sei bravo a mirare no, punto. Dare un aiuto alla mira in questo senso, secondo me, è dare un vantaggio eccessivo. Non è già un vantaggio il fatto che si appiccica addosso ad una persona. Se poi questo non è neanche tanto bravo, se andrà a rintanare vicino ai compagni di squadra, quindi voi con un'esplosione vi portate a casa 1, 2, 3 kill a seconda di quanto è pirlottero questo qui. Quindi non lo so, forse l'aim assist in questo senso non l'avrei neanche aggiunto tanto, no. È praticamente irrilevante. Ma dopo tutto questo, ragazzi, voglio chiudere qua il video, non voglio dilungarmi oltre, anche perché è già un video abbastanza lungo, abbastanza tosto da seguire, perché comunque faccio tante riflessioni, me ne rendo conto, potrebbe essere noioso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del nuovo Halo che sta nascendo da Destiny. Non parlo di Halo Infinity, Halo Infinity sappiamo tutti che è una figata pazzesca, ma sto parlando di Destiny che vuole diventare Halo. Cosa vi aspettate da parte di Bungie con l'avvento del 30° anniversario, quindi a dicembre, manca più poco, sono 15-20 giorni, ci siamo, e che
cosa vi aspettate da queste modifiche? Diventerà un gioco più giocabile? Un gioco che si avvicinerà in qualche modo a un competitivo? Si parla di un gioco serio o continueremo a vivere sempre la solita situazione dove Bungie dice «Oh, guarda, ora facciamo questo» e poi tanto non cambia niente in verità? Fatemelo sapere. Secondo me il fatto dei delay, dell'allungamento dei cooldown peserà tantissimo, peserà nei GM, peserà tantissimo nei settori perduti in solo e forse il gioco diventerà esageratamente difficile in un certo senso per tanti di noi. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video sempre qua su Top Games. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella, altrimenti YouTube non vi dirà mai quando carico il prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima, qui. Ciao a tutti!